Bene, cari amici, ed eccoci qua con un'altra puntata con due chiacchiere col vostro Saiuz, il vostro. Oggi in questa puntata, soprattutto questa sera, voglio presentarvi due personaggi che non dico sono storici, perché per l'amor di Dio non lo dico, però che sono due persone importanti in quanto lottano per un qualcosa di positivo. Dall'immagine che potete vedere, chi ci guarda sulla web TV già avrete capito di cosa stiamo parlando, però non voglio tediarvi molto perché non sarò io a parlare, ma saranno loro. Gli amici di questa sera sono Andrea Del Sozzo di Udine e Sara Donatelli di Modena, due personaggi attivisti, se possiamo definirli, delle agende rosse. Vero Andrea? Sì, buonasera Rosario, buonasera Sara, ben rivista, ben risentita e soprattutto permettetemi subito un saluto a chi ha la pazienza a quest'ora di stare ad ascoltare noi con i nostri discorsi. Ti ringrazio per la presentazione, siamo solo due persone, io penso di poter parlare anche a nome di Sara, alla quale poi darò subito la parola. Io mi ritengo semplicemente un essere umano, un uomo con i miei pochi pregi e tanti difetti, che però non vuole più vedere cadaveri in giro. Benissimo, Sara, questo ci arriveremo Andrea, ci arriveremo un attimino soltanto perché voglio presentare, prego. voglio che si presenti adesso Sara. Andrea ti conosco già perché già abbiamo fatto delle trasmissioni insieme all'amico Massimo Bonelli abbiamo parlato, ma la Sara è la prima volta che la sento. Io la vedo anche su Skype, cari amici che ci state ascoltando, però voi non potete, insomma, non l'abbiamo mandata in onda. La privacy, no, scherzi a Ce la parte. teniamo segreta. La teniamo segreta. Però Sara è una ragazza, almeno dall'aspetto giovane, non chiederemo l'età, però sembra battagliera. Da quello che stavano discutendo fuori onda fra Andrea e Sara, insomma, che si stavano dicendo alcune cose, sono fondamentali. Mi è sembrata una ragazza, insomma, abbastanza pronta ad attaccare, se si vuol dire così. Sara, ti presenti un attimo? Sì, allora io sono Sara Donatelli, sono la referente del gruppo intitolato a Mauro Rossagno, il gruppo delle Agende Rosse di Modena. Ho 22 anni, la dico io l'età, e sostanzialmente quando morì Falcone io non ero ancora nata, mentre quando morì Borsellino avevo pochissime settimane di vita. Io sono siciliana, mi sono trasferita al nord 3 anni fa, quindi uno dei motivi per cui ho deciso di parlare e fare finta di niente è proprio perché a causa di tutti questi segreti accordi sono stata anche costretta a lasciare la mia terra e a 20 anni ad essere sradicata da quella che era casa mia sostanzialmente. Benissimo. Quindi, anche se già quando ero in Sicilia ero comunque attivista in misura sicuramente minore rispetto ad oggi all'interno del movimento delle Agende Rosse, oggi mi sono resa conto che sostanzialmente non ha importanza se lo fai in Sicilia, lo fai a Udine, lo fai a Modena, l'importante è farlo anche perché la mafia non è più solamente in Sicilia, purtroppo. Si è dato modo alla mafia di espandersi e di impiantarsi in ogni parte, non solo d'Italia, ma del mondo ormai. Quindi prima arriviamo a questa consapevolezza, prima capiamo che bisogna assolutamente armarci e partire, Su questo ci seguramente. arriviamo, Sara, ci arriviamo perché è importante. Questa serata è speciale per due chiacchiere con Saiuz perché Andrea e Sara non sono qui per caso, ma principalmente per presentare un qualche cosa, un avvenimento che a mio parere, insomma, onesto parere, è un avvenimento molto importante che si svolgerà domani, sabato 15 novembre. Allora voglio soltanto dire una cosa, Andrea. Dacci date, ore e luoghi per domani, partiamo, che poi li ripeteremo durante la trasmissione, perché voglio che restino impresse nella memoria delle persone queste date e questi luoghi e gli orari, ovviamente. E noi saremo felici e orgogliosi di averti aiutato in questo e di riuscire in questo. Domani è una giornata di mobilitazione nazionale, cioè a livello proprio globale dello stivale. Giornata di mobilitazione nella quale alcuni, spero centinaia di migliaia, donne e uomini onesti del nostro paese, del mio paese, si ritroveranno in piazza per gridare quello scalfariano: io non ci sto. Io non ci sto a vedere saltare in aria un giudice sotto il silenzio complice, sotto la complicità delle nostre istituzioni.
Partiamo da un punto fermo. Ormai è trascorso un anno circa da quando un ministro degli interni di una repubblica democratica, a fronte di minacce di morte da parte di alcuni bravi picciotti, minacce di morte indirizzate ad un pubblico ministero, questo bravo ed onesto operatore della politica ha detto: non c'è problema, doteremo questa persona del bomb jammer. Questa promessa è stata fatta, se non ricordo male, intorno alla metà di novembre dell'anno scorso, in presenza di dicembre. Ecco, io ero rimasto a metà novembre, grazie Sara di avermi corretto, di fronte al prefetto di Palermo in compagnia del nostro nostro caro amico Salvatore Borsellino. Le cose sono andate come tutti noi sappiamo. Il dottor Di Matteo, perché stiamo parlando del dottor Nino Di Matteo, pubblico ministero a Palermo, il dottor Di Matteo ha detto che ha tanti di quei bon jammer che li sta vendendo su eBay sotto costo, mentre i mafiosi tempo fa, però non, stavo ricercando la notizia, non l'ho ritrovata, fidatevi delle mie parole, tempo fa nella zona della Buia furono fermate due autovetture in dotazione alle cosche pugliesi. Queste due autovetture erano dotate del bon jammer. Allora, il mafioso, il malavitoso può utilizzare il bon jammer. Nino Di Matteo, che rischia la sua pelle, che ha smesso di avere una vita privata, dobbiamo andare a vedere se il bon jammer è quello giusto. Dobbiamo andare, cioè, signori, qui ci sono 4 pesi e 12 misure, soprattutto alla luce di un'altra cosa. Il 12 aprile scorso, non tutti sanno che a Roma c'è stata una grossa manifestazione. Le agende rosse e la società civile da tutta Italia sono scese a Roma, sono salite a Roma, secondo la posizione geografica di dove si vive, per portare alcune firme raccolte in maniera quasi clandestina, modello Carbonari, perché non abbiamo avuto accesso alla radio, alle televisioni, ai giornali, ci hanno snobbato tutti, tranne qualche piccola o grande radio, televisione che lavorano su web, perché bisogna dire una cosa, ci sono ancora dei giornalisti che vogliono fare i giornalisti. Abbiamo portato, c'ero io, c'era la Sara, c'era la Linda, che si scusa di non poter essere qui con noi, poi ne parleremo un attimo. Abbiamo portato delle firme per chiedere al ministro Angelino Alfano di dotare la scorta del dottor Di Matteo del bomb jammer. Il bomb jammer è un apparecchietto banale, stupido, cretino, ed è di libera vendita. Non dimentichiamo due particolari. Sembra che ai tempi che furono il bomb jammer fu consigliato, fu, come dire, presentato ad una persona che si chiamava Giovanni Falcone. Questa è una cosa che diceva l'altro giorno Salvatore, dovrei andare a rivedere, fidatevi delle mie parole. Il bomb jammer già esisteva ai tempi di Giovanni Falcone e avrebbe salvato la vita a Giovanni Falcone prima e a Paolo Borsellino poi. Lo stesso bomb jammer, in versione diversa magari, eccetera eccetera, veniva utilizzato sull'auto privata di un certo Gheddafi, dittatore libico, fornito in questo caso dai francesi. Vabbè, questo è un particolare rilevante. Quindi il bomb jammer viene utilizzato, veniva utilizzato ed è utilizzabile, ma al dottor Di Matteo evidentemente fa più comodo che salti per aria. Scusami Andrea, ti interrompo. Dimmi. Un attimo, perché la cosa fondamentale devi sapere, parlando un po' in giro, non tutti sanno che cos'è un bomb jumper. Allora, mi sembra che stiamo dando delle parole a caso. Perché è importante? No. Che cos'è, perché è importante per il giudice? Allora, non so se si è mai capitato a qualcuno dei nostri ascoltatori, li chiamo così, mi perdoneranno, di andare in un posto dove il cellulare non funziona. Vi è mai capitato di entrare, che ne so, in un ufficio e dice: cavoli, devo fare una chiamata col cellulare a mia moglie, non mi funziona il cellulare. Esco da quell'ufficio, funziona il cellulare. Il bomb jammer è un dispositivo elettronico di inibizione di frequenze, ossia con un apparecchietto, non dico radioamatoriale, ma un pochino più sofisticato per chi mastica un po' di radiofrequenza e quant'altro, io posso inibire la trasmissione del wifi dentro casa, posso inibire la trasmissione del telefono cellulare, dell'antenna vicino casa e quant'altro. Questo qui io posso anche tarare questo bomb jammer sulle frequenze dei telecomandi, che sono le frequenze che vengono poi utilizzate, i telecomandi che poi vengono utilizzati per far scoppiare le bombe, perché non pensate che ci sia il Piero Micca lì
da fuoco le polveri, attenzione. Quindi questo apparecchio dal costo, se non sbaglio, sugli 8-10 mila euro, quindi per uno Stato civile e democratico sarebbero praticamente i soldi spicci, gli spicci che noi troviamo nella tasca dei pantaloni quando li andiamo a cambiare, e sarebbe la soluzione ideale. Dotare le autovetture di Matteo e della sua scorta, perché non dimentichiamo mai Di Matteo, ma anche la scorta, e qui magari poi Sara, che si è impegnata molto per una faccenda, ci racconterà qualcos'altro. Non dimentichiamo mai, dicevo, che non è il problema di far saltare per aria un giudice, il problema è che salta per aria un giudice, l'autista, l'accompagnatore, la scorta, il capo scorta, il vice capo scorta, l'autista del caso, cioè è una strage. Sì, abbiamo visto con... sempre. Andrea, l'abbiamo visto, diciamo, con quando hanno fatto saltarinario con Paolo Borsellino. Questo. Ecco. Siccome noi non vogliamo ritornare a quel momento di piangere lacrime di coccodrillo, di vedere gente che parte da Roma, va a Palermo a piangere lacrime di coccodrillo su una bara vuota, noi questo non lo vogliamo. E insieme ad altri amici, un po' da tutta Italia, io ho un elenco purtroppo parziale, perché le adesioni arrivano praticamente ogni 4 secondi arriva una adesione. In questo momento io posso dirvi che domani 15 novembre la società civile, Agende Rosse, Scorte Civiche, Libera, Non Libera, tutti quelli che vogliono porre fine a questo stato di cose, si ritrovano a Palermo alle ore 9:30 presso Piazza De Croci, da dove poi ci sarà un corteo che raggiungerà il Palazzo di Giustizia. Questo per Palermo. Udine, ci ritroveremo alle 10 in Piazza Libertà. Venezia alle 9:30 del mattino, Ponte della Costituzione. Torino faranno il pomeriggio alle 16:30 presso Piazza del Castello, poi non so dove che cosa faranno. Milano, Milano alle ore 15 a Segrate. Varese alle 14:30 in Piazza Montegrappa. Reggio Emilia, ore 15, Piazza Martiri del 7 luglio. Bologna, ore 10, Piazza Minghetti, con la partecipazione di Libera, vabbè. Modena, ore 18, Piazza Grande. Ascoli Piceno, ore 10, Piazza del Popolo. Roma faranno una manifestazione lunedì alle ore 16 vicino alla prefettura. Napoli, alle 17, è stata fatta ieri, questa di Napoli alle 17 è stata fatta ieri per motivi, vabbè. Andria, provincia di Barletta, e Galatina alle 17:30 si ritroveranno in piazza Alighieri, però qui non riesco a capire se si ritrovano ad Andria o a Galatina, comunque vabbè. Catania si ritroveranno domani alle ore 10 di fronte al palazzo della prefettura. Messina alle ore 11 davanti al tribunale. Agrigento alle ore 10, palazzo della prefettura. Cagliari ore 10, piazza della Repubblica. E poi c'è anche Parma, ma di Parma vi chiedo perdono, ma ripeto, le adesioni stanno arrivando, Sara, aiutami, in tempo reale, ecco. Sì, sostanzialmente ogni mezz'ora si aggiunge una città, fortunatamente, quindi non riusciamo ad avere tutto, però se ecco, vi collegate al sito del Movimento delle Agende Rosse trovate tutto lì, ecco. Date, città e tutto. Esatto. Date il link, per piacere, del sito. 19 luglio 1992.com. 1992 è scritto in caratteri numerici. 19 luglio 1992, la stessa data della ripartita del povero Paolo. Ecco, domani quindi ci ritroveremo in piazza per urlare, come dicevo prima, il nostro io non ci sto, per chiedere ulteriormente, fossimo ascoltati stavolta, la dotazione del buon jammer, perché ripeto, non è il problema di uccidere un uomo, ma il problema è che insieme a questo uomo civili, passanti, bambini, cioè rischiamo di fare una strage, ecco, e noi non ci stiamo, basta, abbiamo detto basta. Bene. E vogliamo continuare con il basta. Bene, Andrea, allora sentiamo un po' la voce di Sara, cioè cosa si dice, perché lei, quello che ho capito, è quella che si interesserà della manifestazione domani a Modena.
giusto? Beh, sì, assolutamente. Sostanzialmente la motivazione delle manifestazioni di domani saranno sicuramente per portare in primo piano quelle che sono state le recenti dichiarazioni di Vito Galatolo, che precisiamo non è un pentito, non è un collaboratore di giustizia, è sostanzialmente un mafioso, figlio di Vincenzo, che ebbe un ruolo fondamentale nella strage in cui perse la vita dalla Chiesa, che i primi di novembre ha parlato con Antonio Di Matteo dicendogli che il tritolo che servirebbe ad uccidere lui e gli agenti della scorta è già arrivato a Palermo, ed è stato appunto posizionato in varie zone di Palermo. Quindi quello che vogliamo fare noi è farci vedere pronti a reagire a queste minacce, però vogliamo anche denunciare quelle che sono state varie e ingiustificabili a nostro parere mancanze da parte dello Stato, perché la domanda che ci poniamo noi è a chi dà fastidio Nino Di Matteo e soprattutto a chi dà fastidio il processo sulla trattativa, perché se da un lato vediamo un Galatolo che dice che il tritolo per Nino Di Matteo è arrivato a Palermo, dall'altro lato abbiamo un Riina che dice facciamo la grossa e facciamolo saltare in aria. Piccola parentesi, ci chiediamo perché Riina sia totalmente infastidito da Nino Di Matteo, se sostanzialmente Riina, pure il grassolano, sa di dover morire in carcere. Quindi non capiamo perché il processo sulla trattativa dia così fastidio a un Totò Riina, probabilmente c'è qualcos'altro o qualcun altro dietro. E sostanzialmente quello che vogliamo far capire noi è che un magistrato come Nino Di Matteo, Del Bene, Tartaglia, Teresi, Scarpinato, tutti quelli che hanno la schiena dritta e mantengono la schiena dritta nonostante tutto, sono sostanzialmente quelli che stanno provando a capire quelli non se la trattativa tra lo Stato e la mafia c'è stata, precisiamolo, perché nonostante ci siano numerosi presunti giornalisti che parlano di presunta trattativa, vogliamo dire a questi presunti giornalisti che c'è una sentenza passata in Cassazione che dice che la trattativa ci fu. Quindi sostanzialmente il processo che stanno seguendo questi quattro magistrati è finalizzato a capire quali sono le responsabilità penali delle personalità coinvolte in questa trattativa. Quindi per la prima volta abbiamo sul banco degli imputati dei mafiosi come Luca Bagarella, come Riina, come altri appunto mafiosi, e abbiamo anche dei personaggi delle istituzioni, che siano Mori, che siano Subranni, che siano Mancino, che siano Mannino, che siano Dell'Utri. Quindi per la prima volta lo Stato deve non solo processare, ma eventualmente condannare se stesso. Quindi vediamo l'insofferenza da parte dello Stato verso questi magistrati che stanno provando a fare luce su quella che è stata l'ignobile trattativa che, ricordiamolo, portò alla morte dopo appena 57 giorni dalla strage di Capaci Paolo Borsellino. Vogliamo sapere cosa c'era scritta sull'agenda rossa che fu sottratta a Paolo Borsellino in via D'Amelio. Abbiamo tante domande da fare, che però sostanzialmente non riusciamo mai a trovare le risposte. Quello che vogliamo dire noi è che tutto quello che precede l'uccisione di un magistrato è sostanzialmente la mortificazione, la delegittimazione, l'isolamento e poi si arriva all'uccisione. E sostanzialmente purtroppo questi passi li abbiamo già vissuti, perché se noi andiamo a vedere la delegittimazione, vediamo come questi magistrati sono ogni giorno sottoposti ad attacchi da colleghi, non a caso il Tribunale di Palermo è conosciuto come il Palazzo dei Veleni. Dai giornalisti, io facendo un breve percorso temporale, voglio vedere innanzitutto, per farvi capire a che livelli siamo, abbiamo dei giornalisti, come ad esempio Giuliano Ferrara, che nel foglio, nel suo giornale, scrive un articolo bye bye trattativa, dove non solo si fa vedere Nino Di Matteo come il PM che ha preso per buoni tutti i falsi pentiti per il processo sulla strage di via D'Amelio, ma dice che il processo si basa sul reato della trattativa. Allora noi vogliamo dire a Giuliano Ferrara che il processo non si basa sul reato di trattativa, ma si basa sul reato di attentato al corpo politico dello Stato, oltre a tutti quegli attacchi che sono anche venuti dai servizi segreti, non dimentichiamolo, perché i servizi segreti svolgono sempre un ruolo fondamentale in tutte le stragi che il nostro paese ha dovuto subire. Quindi, prima di arrivare alle minacce di Totò Riina, perché non si parla ad esempio delle minacce che arrivano a Nino Di Matteo quando gli arrivano delle lettere anonime? Una volta addirittura arrivarono a Nino Di Matteo 12 cartelle con lo stemma della Repubblica Italiana, dove si diceva che Nino Di Matteo, insieme ai suoi colleghi, era spiato dai uomini di Roma, che non si capisce chi siano questi uomini di Roma. Vediamo ad esempio una delegazione del CSM che
un anno fa circa andò a Palermo per, a detta loro, mostrare solidarietà ai PM. Guarda caso, hanno incontrato tutti i PM di Palermo, tranne i 4 PM impegnati nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Rosy Bindi, dice che, sono stati messi a disposizione tutti i mezzi per proteggere Nino Di Matteo e ragazzi della sua scorta, però ad oggi Bongiamber non c'è. Vediamo la Marcel Padovani che dice addirittura, arrogandosi il diritto di mettere in bocca a Giovanni Falcone parole che lui purtroppo non può più dire, che Giovanni Falcone sarebbe stato contro il processo sulla trattativa. Allora, se la trattativa non si può negare, perché inizialmente era negata, una volta che c'è una sentenza che dice che la trattativa c'è stata, allora la si giustifica, come ha fatto ad esempio Fiandaca con Lupo. Fiandaca, che era un ex candidato PD, e Lupo appunto è un giornalista, uno scrittore, che in un libro giustificano in maniera proprio assurda la trattativa dietro la ragione di Stato. Cioè, secondo loro la trattativa è stato giusto farla perché bisognava salvare delle vite. Quindi chi se ne frega della strage di Via Gergovli e chi se ne frega della strage di Via D'Amelio, non ne ha nessun interesse, niente. L'importante è che si sia salvato la vita a dei politici, perché sostanzialmente la trattativa parte da lì, parte dal fatto che con la sentenza del maxi processo molti mafiosi sono rimasti delusi perché alcuni politici avevano promosso, promesso, scusatemi, ai mafiosi un esito diverso del maxi processo. Il processo per loro è andato male perché sono stati quasi tutti condannati, quindi non solo eliminiamo Falcone e Borsellino che erano i vecchi obiettivi, ma eliminiamo anche i rami secchi, eliminiamo i traditori. E da qui c'era tutta una bella lista di politici che dovevano essere uccisi. Uno fu ucciso, che fu Salvolimma. Quando Salvolimma fu ucciso, tutti gli altri politici giustamente iniziarono ad aver paura. Quindi cosa facciamo? Andiamo a trattare con la mafia. Quindi questi politici, tramite il Rosso, una di queste personalità fu Mario Mori, fu Subranni, fu De Donno, che sono imputati al processo, vanno da Vito Ciancimino dicendo che si sapeva che Vito Ciancimino aveva dei legami con i corleonesi, dicendo: senti, parliamo con la mafia, noi Stato chiediamo alla mafia di smetterla con la stagione stragista, in cambio diamo tutto quello che vogliono. Benissimo, Riina, forte della consapevolezza che la strategia stragista portava a dei risultati concreti, stila un papello e, guarda caso, superiamo il caso, settimo punto del papello, parla il papello appunto alla richiesta, tutte le richieste che la mafia fa allo Stato. Il settimo punto del papello parla di chiusura delle supercarceri. Nel 97 Flick, il ministro Flick, chiude le supercarceri di Piano Sasinara. Si parla dell'abolizione del 41 bis. Nel 93 Consolo non ha rinnovato il 41 bis a più di 300 mafiosi. Si parla della riforma dei pentiti. Nel 2001 fu fatta una riforma dei pentiti che non li fa accedere subito ai benefici di legge e li costringe a parlare entro 180 giorni. Quindi queste sono delle stranissime coincidenze. Quindi nel momento in cui lo Stato, abituato a tacere, a nascondere, a manipolare, a depistare, si trova davanti dei magistrati come Nino Di Matteo, Tartaglia, Delmeni e Teresi, che vogliono fare luce su questa ignobile trattativa, e giustamente non li possono uccidere, perché non li possono uccidere, allora li isolano. Una volta che li hanno isolati, li hanno delegittimati, poi gli viene facile ucciderlo, cosa che loro non hanno capito, che sostanzialmente la società civile rispetto a 22 anni fa fortunatamente è più sveglia, ha capito quelli che sono i giochi grandi del potere, come diceva Giovanni Falcone, quindi non ci sta. Voglio anche dire una cosa, che questa trattativa non solo ha portato alla morte di Borsellino, perché Borsellino è venuto a scoprire della trattativa ed è stato ucciso, ma una vittima della trattativa è stato anche un urologo siciliano, Dino Mattilo Manca, e noi dell'Agenda Rossa abbiamo molto a cuore la storia di Attilio Manca, perché sostanzialmente la latitanza di Provenzano è stata possibile grazie anche a delle coperture istituzionali, è inutile negarlo sostanzialmente. Ecco, Bernardo Provenzano viene arrestato nel 2006. Nel 2004 Bernardo Provenzano, malato di tumore alla prostata, doveva andare a Marsiglia a operarsi. Quindi sostanzialmente per un mafioso come Provenzano bisognava trovare il migliore chirurgo. Ecco, il migliore chirurgo ai tempi era un urologo siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto, di Mattilo Manca. Ecco, la sua professione e la sua appartenenza territoriale hanno sostanzialmente segnato la sua condanna a morte, perché Barcellona Pozzo di Gotto, nonostante ci sia chi dice che non è un posto in cui la mafia c'è, vogliamo ricordare che a Barcellona Pozzo di Gotto fu ucciso Beppe Alfano, a Barcellona Pozzo di Gotto fu costruito il telecomando per Capaci. Quindi cosa succede? Succede che in quel periodo Attilio Manca era il miglior urologo in piazza, quindi Barcellona Pozzo di Gotto la offre come vittima sacrificale a Bernardo Provenzano, lo opera o lo cura comunque ancora
Non si può sapere, purtroppo, e sostanzialmente Attilio Manca viene ucciso la notte fra l'11 e il 12 febbraio del 2004 perché poteva non solo far saltare la titanza di Provenzano, ma andare anche a svelare i nomi e i volti di chi quella titanza la stava coprendo. Purtroppo la procura di Viterbo ancora oggi sostiene la tesi del suicidio, dicendo che Attilio Manca si sia suicidato anche facendo appunto abuso di droga, però non si capisce perché la Procura di Viterbo sostenga questa tesi se non ha mai fatto la perizia tricologica, che serve sostanzialmente a vedere se Attilio Manca era un abusatore di Drogato. droga sostanzialmente, se era un drogato, quindi ancora non si capisce. Salvatore Gava disse che quando appunto fece il verbale disse che Attilio Manca nel periodo in cui Bernardo Provenzano fu operato a Marsiglia non era, era in ospedale, invece poi si scoprì che guarda caso quando Provenzano veniva operato a Marsiglia Attilio Manca non era a Viterbo, quindi sono tutta una serie di circostanze che portano a collegare la latitanza di Bernardo Provenzano con l'uccisione di Attilio Manca, però la procura di Viterbo in maniera molto arrogante continua a sostenere la tesi del suicidio, escludendo, cosa ancora peggiore, la famiglia di Attilio Manca come parte civile al processo, perché oggi è in corso un processo a Viterbo contro una ragazza che si sostiene abbia fornito la droga ad Attilio Manca. In merito invece al processo di delegittimazione di cui parlavamo prima, un metodo molto efficace per delegittimare non solo i magistrati che seguono il processo sulla trattativa, ma anche il processo stesso, è quello di attaccare sostanzialmente quelli che sono i testimoni del processo. Due testimoni al processo si chiamano Saverio Masi e Massimo Ciancimino. Che ne dicano gli altri della figura su Massimo Ciancimino, dobbiamo comunque riconoscere che il processo sulla trattativa nasce grazie a quelle che sono state quello che è stato il contributo di Massimo Ciancimino. Perché ricordiamo che Massimo Ciancimino, così come si legge nel decreto di rinvio a giudizio in merito appunto al processo sulla trattativa, si fa proprio una lista di quello che è stato il contributo delle dichiarazioni di Massimo Ciancimino. Quindi lui parla di quando De Donno lo avvicinò per chiedergli di avere un incontro con il padre, parla del fatto che Mori aveva confidato a Vito Ciancimino che era presente, che erano stati informati di questa trattativa degli esponenti politici, dice che il dialogo tra i carabinieri del ROS e lo stesso Vito Ciancimino sfociò nel papello, c'è proprio una lista. E la cosa che voglio dire alle persone che ci stanno ascoltando è che tutte queste cose noi non siamo andate a prendere al Tribunale di Palermo, basta collegarsi su internet e cercare il decreto di rinvio a giudizio in merito al processo e trovate tutto. Quindi questo per quanto riguarda la figura di Massimo Ciancimino, che è ogni giorno delegittimato, isolato e si è innescata contro di lui, a mio modestissimo parere, una macchina del fango che veramente credo che non ci sia mai vista contro nessuno, soprattutto per il ruolo che lui svolge. Sara, non dimenticare i 50 candelotti di dinamite lasciati sulla porta di Massimo con la foto del Esatto. bambino, del figlio. Esatto. Quindi Scusa. sostanzialmente è un modo per screditare quello che è il processo sulla trattativa e andare a screditare il testimone principale. Testimone che, ricordiamolo, non ha una scorta. Cioè il testimone principale del processo sulla trattativa Stato-mafia non solo non ha una scorta, ma gira a Palermo con la bicicletta perché gli è stata tolta la patente. Quindi questo per quanto riguarda. Quando non gliela rubano? Perché gli fu rubata la Esatto. bicicletta il 19 luglio. Esatto, Ecco, esatto. proprio il diciamo le 19 luglio. cose. Sì, il Esatto. 19 luglio, durante la manifestazione di rimembranza di Paolo Borsellino, Ciancimino si presentò in Via D'Amelio con la bicicletta, posteggiò come tutti i ciclisti la sua bicicletta, l'andò a riprendere, non la trovò più. Scusa se ti ho interrotto, Sara. Sì, e poi brevemente l'ultima cosa che voglio dire è la storia di Saverio Masi. Saverio Masi è il caposcorta del magistrato Antonino Di Matteo, che sostanzialmente prima di lavorare all'interno del reparto scorte lavorava all'interno del reparto investigativo. Quando arrivò a Palermo nel 2001, lui dopo pochissimi mesi, lui appunto ha fatto anche una denuncia ai suoi superiori per questa motivazione, dopo pochissimi mesi ha sostanzialmente individuato il covo di Bernardo Provenzano. Siamo nel 2001, quindi lui fa tutta una serie di accertamenti e lui ha presentato l'anno scorso, 2 anni fa, adesso non ricordo bene, una denuncia ai superiori perché lui sostiene che i superiori lo abbiano intralciato in quello che fu prima l'arresto di Bernardo Provenzano, e lui sostiene addirittura di aver anche trovato Matteo Messina Denaro. Quindi sono tutte quelle piccole storie di trattativa quotidiana che sostanzialmente portano a quella che fu la grande trattativa, quindi quella della stagione del 92. Benissimo, Saverio Masi, caposcorta ad oggi del magistrato Nino Di Matteo, non lavora più all'interno del reparto investigativo perché è stato messo sotto processo
da quegli stessi superiori che lui stesso ha denunciato per la mancata cattura di Fernando Provenzano, perché loro sostengono che lui abbia falsificato la firma di un atto per farsi rimborsare una multa di 106 euro. Quindi un uomo che spende la sua vita perché ama il suo lavoro, che paga la benzina, paga le riparazioni dell'auto, non chiedendo mai rimborsi, chiede un rimborso di 106 euro per una multa che ha preso mentre era in servizio, e i superiori lo denunciano, lo mettono sotto processo perché sostengono che non solo lui abbia falsificato la firma, ma inizialmente sostenevano addirittura che lui, quando ha preso questa multa, non era in servizio. Condannato in primo grado, condannato in secondo grado, adesso aspettiamo la sentenza di Cassazione. Se dovesse essere ritenuto colpevole, lui rischia la destituzione dall'arma dei carabinieri. Questo vuol dire che, condannando lui, vanno anche a dare un segnale a tutti quei carabinieri, poliziotti, forze dell'ordine, personalità anche istituzionali, che se un giorno volessero anche lontanamente andare a denunciare quelle che sono le malefatte del nostro Stato, purtroppo non lo fanno perché sanno che vanno incontro a queste piccole storie di trattativa di cui vi parlavo prima Piccole io. storie di trattativa. Beh, dopo questa esaustiva, diciamo, spiegazione che ci ha dato Sara, come vi dicevo, cari amici che ci state ascoltando, che vi dicevo prima, Sara la vedevo combattiva, l'avete potuto constatare con le vostre orecchie, insomma, quanto lo è. Ma io adesso vorrei passare il discorso al fatto, perché prima avete parlato di scorte civiche, io mi ricordo questo discorso delle scorte civiche perché ne parlammo tempo fa, Andrea, insieme a Sì. Massimo Bonella, che saluto caramente, il nostro caro amico di Pianeta Oggi Sì. TV. Perché le scorte civiche? Chi sono? Scorte civiche, chi sono? Siamo cittadini disarmati, abbiamo solo l'arma forse peggiore del mondo, la più devastante, abbiamo solo la nostra favela, le nostre parole e il nostro corpo. Siamo un gruppo di cittadini disarmati, ripeto, non gestiti dalla politica, perché la protezione è quello che non, io speravo lo dicesse Sara, ma evidentemente nel suo discorso le è saltato. Il discorso di proteggere un magistrato o un testimone o un carabiniere di scorta, eccetera, eccetera, non è un discorso che riguarda il Partito Comunista Italiano o il Partito Repubblicano Italiano, riguarda dalla destra alla sinistra tutti i partiti politici, che noi invece, e Sara mi confermerà, noi vediamo distanti, forse perché devono trattare, devono fare delle trattative, saranno piacevolmente presi in trattative, saranno, non lo so, poi domani sapremo perché. Siamo stati abbandonati, anzi non ci hanno mai neanche cercato, non hanno mai neanche tentato di mettere, come si suol dire, il cappello sulle scorte civiche, anche perché non l'avremmo permesso noi. Quindi dicevo, tornando al seminato, un gruppo di cittadini che autonomamente, senza chiedere nulla a nessuno se non che a loro stessi, togliendosi quei pochi soldi che abbiamo in tasca, perché tra di noi ci sono disoccupati, insegnanti, avvocati, c'è tutta la società civile intorno a noi, chi lavora e chi non lavora. Questi cittadini hanno il coraggio di mettersi in piazza e dire: dovete ammazzare Nino Di Matteo, benissimo, e noi non vi diciamo non ammazzatelo, vi diciamo: prima di ammazzare Nino, ammazzate me. Perché se oggi Nino Di Matteo salta in aria, moriranno 10-15 persone, già uno è troppi, un morto è un numero eccessivo, figuriamoci 10. Ma muoiono carabinieri o poliziotti di scorta, Nino Di Matteo, forse, mi auguro che il buon Dio mi punisca per le parole che sto per dire, forse la moglie con i figli, ma l'impatto mediatico sarebbe limitato nel tempo e nello spazio. Se invece, insieme al dottor Di Matteo, che dovesse saltare in aria, buon Dio, riprendimi subito, se invece nel caso peggiore dovesse saltare in aria Nino Di Matteo, dicevo, e insieme a Nino Di Matteo dovesse saltare in aria uno di Udine insieme a un ragazzo di Cagliari, insieme ad un ragazzo di Calatina, cioè, un momento, come mai questo di Cagliari e Calatina poi non sono neanche militari, non facevano parte della scorta? Quindi il nostro compito, tra virgolette, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, perché, come giustamente ha detto prima la Sara, in maniera meravigliosa, sono passati 22 anni. 22 anni fa noi non avevamo internet, non avevamo accesso a determinate informazioni. Oggi, tramite un contatto Facebook e qualsiasi, si hanno delle informazioni che fanno paura, siamo sommersi dalle informazioni.
Quindi 22 anni fa hanno ammazzato due giudici e sì, vabbè, ma era una cosa che riguarda quattro siciliani con la Lupara e con la Coppola. Oggi questi quattro siciliani con Lupara, Coppola e Somaro al seguito si sono evoluti, ma soprattutto la società ha capito che non sono più quattro siciliani con la Coppola, perché oggi abbiamo capito che la mafia è impermeata nello Stato civile. Oggi abbiamo capito che la mafia, che sia l''ndrangheta, che sia la camorra, che siano le 'ndrine, la mafia in qualsiasi sua espressione è impermeata nello Stato civile. Oggi non vi è una regione in Italia che non ha problemi con la mafia. Beh, lo Non vediamo vi costantemente, è un Andrea. cantiere, io sono quasi convinto che non vi sia un cantiere di opera pubblica, che sia la TAV, che sia la NOTAV, che sia il ponte, che sia quello che volete, dove la mafia non ci ha messo bocca. A proposito di questo, volevo un attimo rammentare a chi ci ascolta la notizia che avevo letto stasera riguardo a quei quattro anarchici che nel 2013 avevano manifestato violentemente al Chiomonte contro la TAV. È stato Sì. proposto dal pubblico ministero, è stato, se non sbaglio, si dice così, hanno proposto 9 anni e mezzo di carcere, adesso vedremo come andrà a finire, per una manifestazione. Cioè, e poi dopo ci Allora, ritroviamo con Rosario. queste storie, scusami Andrea, ci ritroviamo con queste storie che mi state raccontando, che ci state raccontando, soprattutto come... Ma attenzione, attenzione, non sono Cioè, favole. Attenzione, no, attenzione, Rosario, perdonami, scusami. Non sì. sono favole, No, è non sono vita fa, è quotidiana, vita quotidiana. reale, tangibile. Sono Quando io d'accordo, prima, ma questo... quando io prima e chiedo scusa, ho interrotto la Sara con la storia della bicicletta rubata a povero Massimo Giancimino, povero, povero in senso lato della parola. È una cosa vera, è successa quest'anno, il 19 luglio, quando in Via D'Amelio vi era la presenza anche di Rosi Bindi. Cioè, Sì. in un posto dove uno dice cavolaccio, qua per quanta polizia, servizi, controlli ci sta, io posso anche lasciare il portafoglio per strada, per terra, che lo ritrovo lì. No, gli hanno rubato la bicicletta, ma non hanno bisogno della bicicletta di Giancimino, non No, hanno questo è bisogno di lei. togliere la bicicletta a un Giancimino. È un Bene. segnale, occhio, perché noi ti controlliamo. Ecco, Sì, e no, il ma problema è chi controlla e perché controlla una Andrea, persona che... Andrea, su questo siamo pienamente d'accordo. Io volevo, senza infervorirsi troppo, no? Su questo aspetto, volevo chiaramente far capire a chi si ascolta la situazione, perché questa situazione è un qualche cosa che ci trasciniamo da tanti, da troppi anni. Troppi anni perché, come detto la Sara, ma come si legge dai giornali, quei pochi giornali, perché oggi purtroppo la stampa, le televisioni sono pilotate da Stampa asservita. sì, fanno passare solo quello che vuoi. Cioè, ci danno il Grande Fratello e non ci danno informazioni del genere, Sara. Purtroppo Ma è sono così. pagati per non dare informazioni, sono pagati per non dare informazioni. Io sono Però convinto. ecco, queste Io trasmissioni che noi sono tentiamo di convinto. fare, Andrea, queste trasmissioni che tentiamo di farle, è quella di far capire a chi ci ascolta proprio questo particolare. Noi dobbiamo fare in modo che chi ci ascolta capisca attentamente, ci ascolti attentamente, ma capisca e gli resti impresso quello che gli stiamo dicendo. Sì, a mio parere basta andare a leggere, secondo me, il piano di rinascita democratica della P2, dove proprio si parlava di quello che era il ruolo della stampa, della televisione, comunque degli organi di informazione. La stampa non ne parla, chi ne deve parlare? Ne deve parlare Mediaset, che è della famiglia Berlusconi, No, ne ma deve no, parlare non è la RAI, questa. che in teoria Cioè, chi fa la... giornalismo, no, io dico chi fa giornalismo dovrebbe parlarne, Beh, chi dovrebbe fa il dirlo, perché giornalista deve, sì, chi fa il mo giornalista di deve, a mio qualsiasi parere, televisione capire. sia, come diceva Andrea prima, a noi non ci interessa il partito politico, perché facciamo politica, si è apartitici, non apolitici, perché anche facendo questo Sì. tipo di lotta si fa un certo senso politica. Però l'importante è al di fuori dei partiti. Il giornalista deve Sì. Sì, essere così. Cioè,
giornalista deve Sì, dare il giornalista deve informazione. sostanzialmente capire che nel momento in cui sceglie di essere giornalista, a mio parere, ha una missione, che è quella di portare avanti la verità. Poi, se si sceglie la strada più semplice, quindi quella di asservirsi al potere, va benissimo, la loro liberissima scelta. L'importante è che non condizionino quella che è l'opinione pubblica. Ma Purtroppo purtroppo. ci sono delle testate giornalistiche, dei canali in TV che comunque sono seguiti da tantissime persone che se ti bombardano per 10 anni, 15 anni della stessa favola ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, l'opinione pubblica arriverà a pensare che sarà così. Quindi se tu accendi la televisione o se apri un giornale e ti parlano di presunta trattativa, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno tu vedrai che che si tratta di una presunta trattativa, che sono dei giudici che si sono inventati un capo di imputazione, che stanno semplicemente riversando in questi poveri, in queste povere personalità istituzionali le loro manie di protagonismo, perché una delle accuse che viene fatta a questi magistrati è quella di avere la classica mania di protagonismo che veniva anche rimproverata a Falcone Borsellino. Sostanzialmente abbiamo una fortuna che è internet, cioè nel momento in cui noi, a mio parere, dobbiamo mantenerci liberi, quindi non dobbiamo permettere che qualcuno ci dica come stanno le cose, dobbiamo semplicemente noi informarci. I mezzi per informarci ci sono, che è internet. Una volta che abbiamo acquisito tutte le informazioni, poi siamo noi a scegliere se il processo della trattativa è un processo che è giusto portare avanti o meno. Una volta che abbiamo acquisito tutte le informazioni, quindi letto le sentenze, letto gli atti dei tribunali, siamo noi poi a scegliere se la figura di Massimo Cencimino è attendibile o meno. Però prima di, ad esempio, sparare delle sentenze su Massimo Cencimino, credo che sia il caso di andarsi a leggere gli atti dei tribunali, delle sentenze, comunque dei processi, e non sparare così a caso. La stessa cosa riguarda per il processo sulla trattativa, così come per il processo sulla strage di D'Amelio, sulla strage di Capaci. Dobbiamo essere noi sostanzialmente a mantenerci liberi e scegliere noi da chi farci guidare, o da noi stessi, dalla nostra capacità critica, o dai quei giornalisti asserviti al Ah, potere. serviti al potere. Bene, Io direi lo passato primo, questo, se, no, passato questi, adesso vorrei far capire un attimino a chi ci ascolta, perché è troppo poco pubblicizzato quello che fa e che cos'è? Le agende rosse. Cioè, noi cerchiamo di dare poco per volta quel tipo di informazione, perché molte volte le persone non sanno perché non si informano, perché vengono disinformate. Però le agende rosse, che cos'è? Come nasce? Andrea, vuoi o Sara tu? O Andrea? Stesso, vai Andrea, vai Andrea. Grazie. Il movimento delle agende rosse nasce per volontà di un signore, Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, tragicamente dipartito il 19 luglio. Nasce dalla voglia di Salvatore, dal bisogno fisico di Salvatore di trovare la verità sulla strage di Via D'Amelio, quello che noi chiamiamo la strage di Via D'Amelio, quello che comunemente viene definito la strage di Via D'Amelio. Quando andate, come giustamente stava consigliando Sara in maniera molto migliore di me, andate ad informarvi un po' e entrerete nel discorso strage di Via D'Amelio. Ecco, non è una strage a sé stante. 56 giorni prima saltò in aria un'autovettura con a bordo Giovanni Falcone, Francesca Morbillo. Le due stragi sono collegate. Salvatore un giorno disse: io voglio sapere per quale motivo mio fratello è stato ammazzato. Chi ha venduto mio fratello? Chi ha ammazzato mio fratello? E credo che sia la cosa più umana, più logica, più semplice che un uomo abbia il bisogno, il desiderio di sapere per quale motivo il fratello è stato ammazzato, e poi, tra l'altro, anche nei modi che ben conosciamo. Quindi Salvatore ha creato questo movimento di pensiero, torniamo a ribadire sempre questo punto che secondo me è fondamentale, un movimento di pensiero formato da gente come Sara, da gente come me, da chiunque, senza nessuna sorta di blocco sociale, culturale, fisico, economico. Chiunque può aderire al movimento della Agende Rosse, anzi, io con il tuo permesso, Rosario, consiglierei a tutti quanti di visionare una volta al giorno, no, perché capisco che è un po' troppo, ma almeno una volta ogni mese, di andare a vedere il sito 19 luglio 1992.com, che è il nostro sito di riferimento, il sito gestito da amici in maniera stupenda. Troverete iscrizione al movimento della Agende Rosse. Non vi chiediamo un centesimo. Il movimento delle agende rosse non chiede nessuna tessera,
né di partito né tessera annonaria, tessera fedeltà di qualsiasi tipo. Ci si iscrive lasciando nome, cognome, la mail, la città da dove si iscrive, e poi piano piano si comincia, se uno vuole, a leggere i vari articoli che arrivano da riviste di settore, tipo Antimafia 2000, con la quale si collabora in maniera splendida, direi, da Antimafia Argentina, dalla Repubblica, cioè, L'Ora Quotidiano, ecco, grazie, L'Ora Quotidiano, cioè, chiaramente da quotidiani che sono poco conosciuti in Italia, che guarda caso non parlano del dio calcio. E chiedo scusa per chi ama il calcio, io lo odio, abito a pochi metri dallo stadio ma odio il calcio. Non parliamo di calcio, prendiamo questi giornali, prendono questi giornali, tirano giù i vari articoli di interesse o che si ritenga sia di interesse, e poi c'è l'approfondimento che uno può fare per conto suo tranquillamente, senza che nessuno lo obblighi a fare nulla. Quindi io ripeto e ti chiedo scusa della ripetizione: iscrivetevi al movimento delle agende rosse. Prima abbiamo dato un elenco di città dove domani c'è questa manifestazione, in quasi tutte le città troverete i ragazzi delle agende rosse, li riconoscete perché saranno gli unici che avranno un libretto rosso in mano, un libretto rosso con la scritta agenda rossa, grazie, grazie, quello lì. Non so se i telespettatori no, non lo vedono, purtroppo non lo vedono. Comunque è un libretto rosso. Sì, no, diciamo che il libretto rosso è l'agenda di Paolo Borsellino. Ecco, questo sì, bisogna. Non è il libretto rosso di Mao, Di Mao, e quello volevo arrivare a quello. Non è il libretto rosso di Mao. A questo con volevo arrivare. Per Mao e per Mussolini non è il libretto rosso di Mao. Noi, ti ripeto, siamo apolitici nel senso che politica intesa come arte di governare. Avremmo da discutere su questo, potremmo dire la nostra. Però noi siamo politici nel momento in cui vogliamo fare il bene comune. Per bene comune noi intendiamo la difesa della magistratura, baluardo della nostra democrazia, e la difesa della verità, baluardo della nostra vita. Unendo queste due piccole cose banali, la verità e la magistratura, siamo nati anche come scorta civica. Abbiamo come movimento Agende Rosse Salvatore, e i ragazzi dello staff di Salvatore hanno dato immediatamente l'adesione al movimento delle scorte civiche, che ricordiamo ormai è un anno, quasi un anno, che tutti i giorni presidia il Tribunale di Palermo. E anzi, se vi fossero dei palermitani, dei siciliani in ascolto, le cose che io mi auguro, chiederei loro: andate a dare una mano ai ragazzi della scorta civica di Palermo, perché è un anno, pioggia, neve, vento, caldo, freddo, sono lì sotto quel gazebo, che tra l'altro poi è stato anche rubato, poi magari apriremo una parentesi, sotto quel gazebo a prendere il caldo, il freddo, senza acqua, senza, pur di proteggere Nino Di Matteo. Posso dirlo, magistrati. E gli altri magistrati. Ovviamente io chiedo scusa perché mi riferisco a Nino Di Matteo, ma non solo a Nino Di Matteo, a tutto il pool antimafia di Palermo e non solo di Palermo. Prima della trasmissione parlavamo un po' fuori onda con Nicola Sara, perché ci conosciamo ma non è che ci frequentiamo, che due volte al giorno ci incontriamo a prendere il caffè. È uscita fuori una discussione, uno scambio di parole tra me e lei, e abbiamo scoperto che tutti e due il prossimo mese di febbraio, non diciamo le date, diciamo solo l'ora, saremo a Palermo per dare una mano ai ragazzi della scorta civica. Quindi fatemi rinnovare questo appello ai ragazzi della Sicilia, che magari possono muoversi un pochino meglio di noi. Io abito a Udine, per me andare in Sicilia significa perdere un giorno di viaggio, ho purtroppo gli aerei che sono un po' balordi, ma chi magari è di Palermo, armatevi un attimo di coraggio, date ecco, una mano a questi ragazzi. Ecco, armatevi di coraggio, armatevi di coraggio, sì. Lo so, e oggi la parola coraggio la mettiamo solamente quando andiamo a rimorchiare la ragazzina in discoteca, d'accordo. Ma lo stesso coraggio che mettiamo per andare a rimorchiare la biondina in discoteca, mettiamolo un attimo in un'altra cosa. Perché ben venga la biondina, la mora, eccetera, o il moretto, eccetera, eccetera, secondo i gusti sessuali. Ben venga. Ma signori cari, noi domani avremo dei figli. Questi figli domani, un domani avranno dei nipoti. Che mondo lasciamo a questi nipoti? Che Italia abbiamo lasciato ai nostri nipoti? Su questo siamo pienamente d'accordo, Andrea. Io vivo in Udine, una zona che tutti quanti sanno è stata protagonista della prima guerra mondiale.
l'ordine di attacco delle forze italiane fu dato da un castello qui a pochi chilometri da casa, 4 chilometri da dove abito io. E quando io oggi pomeriggio ero a Gorizia per motivi personali, sono passato nella zona del Carso, insanguinata dalle 11 battaglie dell'Isonzo, mi sono chiesto, dico, ma io ai miei figli che cavolo del mondo lascio? Io ho il dovere di lasciare un mondo migliore di quello che ho trovato. I miei figli avranno il dovere di lasciare un mondo migliore di quello che io ho lasciato loro ai miei nipoti. Se io lascio un mondo dove si può ammazzare tranquillamente un giudice, perché tanto è una cosa che riguarda quattro sfigati mafiosi giù con la coppola, e nessuno dice una parola, nessuno alza un dito di no, io non ci sto, io ho fallito, io come uomo sono un uomo fallito, e io questo fallimento non lo voglio. Bene. Voglio lottare perché non si abbia questo fallimento. Bene, Andrea. Benissimo, abbiamo ancora pochi minuti di trasmissione. Vorrei farvi dire due cose, ricordare le date, cioè la data sì, è il 15 novembre, ma le sì. città e gli orari, perché questo è importante. Ricordare il sito delle Agende Rosse e cosa devono fare, se le persone per mettersi in contatto, se c'è qualche email che da scrivere, per esempio a Udine, se devono scrivere a Udine, a Modena, scrivono a Modena, eccetera. Cerchiamo di dare un quadro complessivo di questa, diciamo, di questo movimento che sono le Agende Rosse, e in modo e vediamo se riusciamo a smuovere un po' la coscienza, come diciamo noi, perché a Science Web Network diciamo che noi cerchiamo, facciamo queste trasmissioni per smuovere, per risvegliare quella coscienza delle persone che ormai si è assopita grazie a tanti e tanti anni di bombardamento negativo da parte dei grossi media, dei media, sia televisivi, radio e giornali. Ma forse non si è subito, forse la coscienza del popolo italiano è stata spostata leggermente. Può essere, fermo a vedere. Io vedo lo stadio, ripeto, io abito a pochi metri dallo stadio Friuli, e vedo la domenica quando vengono le grandi squadre, qui praticamente non c'è posteggio, io scappo via da casa praticamente quei giorni lì. L'altra volta è venuto al Napoli, c'erano anche gli elicotteri della polizia a controllare, cioè l'attenzione oggi si è spostata nel dio calcio, quello che io definisco il dio calcio. Lo so, non mi piace il calcio, però no, ragazzi, no, ma non è questo, perché Andrea, il calcio c'è sempre stato, non sì, è quello Circenza, perché abbiamo lasciato il Circenza, ecco, è finito il pane, qui è solo Circenza. Bene, il pane, nada, finito. Allora facciamo iniziare da Sara. Sì, andiamo Sara, in due minuti, tre minuti facciamo riprendere fatto ad Andrea, vedi? Perché Andrea ormai lo conosco, insomma, ho imparato a conoscerlo, insomma, queste poche volte che ci siamo sentiti, perché non ci siamo mai visti, la vicina sentiti, che incomincia ad accalorarsi, no, nella discussione. Sì. Vorrei un attimo che si calma. Mai non visti. Ci siamo mai visti, è meglio per te, Fidel. No. Non sono così spendibile. Sì. Si comincia ad accalorare, capito? Insomma. Però vorrei adesso che tu parlassi un po' del movimento, di questo movimento, sì, della Agende Rosse. Allora, per chi vuole cercarci deve sostanzialmente, inizialmente, però il primo passo da fare è andare sul sito www.19luglio1992.com, dove troverà tutte le informazioni e si può iscrivere, quindi mettendo nome, cognome, indirizzo e mail, perché poi tutte le informazioni andranno sul suo indirizzo e mail. Questo è il primo passo. Il secondo passo da fare è sostanzialmente andare sui social network, in particolar modo su Facebook, perché quasi tutti i gruppi, credo, addirittura credo tutti i gruppi del Movimento delle Agende Rosse sono presenti su Facebook, quindi basta inserirsi all'interno del gruppo e all'interno del gruppo troverà tutte le informazioni sugli eventi che verranno fatti nelle varie città, le iniziative, tutto quanto, e si può sostanzialmente partecipare sia tra virgolette passivamente, quindi magari inizialmente andando a vedere qualche evento, qualche conferenza, e poi perché no anche attivamente, quindi essere anche parte attiva nelle manifestazioni in piazza, nelle conferenze che facciamo e tutto quanto. Per quanto riguarda la manifestazione di domani, ricordiamo, noi lo stiamo facendo innanzitutto per richiedere per l'ennesima volta al ministro Alfano il bomb jammer a Nino Di Matteo e ai ragazzi della scorta. Lo stiamo facendo per mettere
sotto i riflettori il processo sulla trattativa che è sostanzialmente ignorato dai media. Lo stiamo facendo per manifestare la nostra solidarietà ai magistrati del pool e ai ragazzi delle scorte. Ci troveremo tra domani e anche la prossima settimana in alcune città, in più città d'Italia, per appunto manifestare la nostra solidarietà a questi magistrati e per far sì che quello che è successo 22 anni fa non debba succedere, anche perché, no, perché noi, come diceva Andrea, non lo permetteremo assolutamente. Quindi l'elenco delle città ce l'ha Andrea in maniera dettagliata, quindi penso sia il Certo, caso che lui certo. lo No, no, riferisca. lasciamo la parola ad Andrea, insomma, sull'elenco delle città, gli Sì, orari. io nel frattempo sono andato un attimo a rivedere se erano arrivate altre città e ahimè, no. Comunque, arriveranno senza problemi. Allora, diciamo subito, domani 15 novembre. Alle ore 9:30 la città di Palermo si ritroverà in Piazza Croci, da dove poi si muoverà, faranno un corteo per muoversi verso il palazzo di, raggiungere il Palazzo di Giustizia. Udine, ci ritroveremo, in questo caso sono io che sono un po' il fattotum di Udine, ci ritroveremo quindi in Piazza della Libertà, faremo un presidio di cittadine e cittadini con la schiena dritta, eccetera, eccetera. Contemporaneamente a noi avremo Venezia, che riunirà i propri ragazzi, i propri simpatizzanti alle ore 9:30 al Ponte della Costituzione, lato Piazzale Roma. Avremo poi Torino, sempre domani alle ore 16:30. Milano, in questo caso qui mi segnalano anche la partecipazione del gruppo Agende Rosse di Bergamo, quindi una cosa che non abbiamo detto, che noi Agende Rosse non siamo assolutamente quelli di Modena contro Udine o viceversa, anzi, tentiamo di collaborare in tutti i modi che c'è possibile. Quindi, tornando al seminato, Milano, ore 15, saranno asserrate al Centro Verdi di via 25 Aprile. Però qui mi segnano, no, ah no, Milano alle ore 15 e serrate alle ore 16, serrate al Centro Verdi, la stampa che è venuta male, chiedo perdono. Abbiate un attimo pazienza. Varese, ore 14:30 via Montegrappa. Reggio Emilia, ore 15, piazza Martiri del 7 luglio. Bologna, ore 10, piazza Minghetti. Modena, ore 18, piazza Grande. Ascoli Piceno, ore 10, piazza del Popolo. Roma la faranno lunedì 17 alle 16 vicino alla prefettura. Altre informazioni non ho. Napoli è stata fatta ieri e mi hanno detto che è stato un bel incontro, un bel sit-in. Andria, provincia di Barletta, e Galatin, provincia di Lecce, si ritroveranno alle 17 in piazza di ieri, però qui non riesco a capire, forse Sara mi puoi dare un'informazione migliore tu, perché non riesco da questo stampato a capire se si ritrovano a Galatina o ad Andria. Boh, vabbè. Catania saranno alle ore 10 davanti al Palazzo della Prefettura, Messina alle ore 11 davanti al Tribunale, Agrigento alle ore 10 al Palazzo della Prefettura e Cagliari alle ore 10 in Piazza della Repubblica. Quindi, poi c'è Parma che però non abbiamo ancora, non so se l'hai trovato te, Sara, no, non abbiamo luogo e orario. Quindi, come vedete, diciamo un po' dal nord al sud, dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanar al Reno, l'Italia sana, onesta, l'Italia che vuole che determinate cose non abbiano più seguito, ha il coraggio e la pazienza di incontrarsi. Non è la prima volta che scendiamo in piazza e non sarà purtroppo, ahimè, l'ultima. Quando sarà l'ultima io non lo so. Posso dirvi solo una cosa, e penso di interpretare il discorso di ogni scorta civica che fosse all'ascolto di ogni agenda rossa. Noi smetteremo di scendere in piazza un secondo prima, il secondo antecedente alla fine delle minacce ai nostri magistrati. Che si chiamino Di Matteo, Tartaglia o Scarpinato a noi non interessa. Sono i nostri magistrati, sono il baluardo della nostra Costituzione. E qui vorrei, se mi date 2 secondi, ritrovare un documento, perché qui bisogna essere precisi. Vorrei leggervi, poi giuro, sto zitto. Vorrei leggervi due paroline che poi vi dirò dove le ho prese. Sara, me le ha insegnate l'altra sera Giulio Cavalli. Tu hai capito di cosa parlo. Allora, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Questo
Articolo 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, il secondo paragrafo dell'articolo 4. Quindi quello che noi facciamo, mi perdonerete se lo dico, ma quello che noi come Agende Rosse, come scorte civiche, come cittadine e cittadini facciamo, è qualcosa che è scritto nel quarto articolo della Costituzione, in uno dei 12 articoli fondamentali di quella carta costituzionale che è nata dalla Resistenza, che è nata da un tale che si chiamava De Gasperi, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, cari amici, e con questo possiamo terminare qui. Voglio ringraziare Sara Donatelli da Modena e Andrea Del Sozzo da Udine, del Movimento Grazie delle Agende Rosse, figuratevi. Tutto lo spazio che posso dare lo darò sempre, lo sai Andrea, lo abbiamo sempre detto. Sì, l'unica cosa negativa è che questa sera vi siete dovuti accontentare di Saius, di Rosario, che manca Massimo Bonella, che lui insomma che riesce a fare interviste e portare avanti trasmissioni molto migliori delle mie. Però questa sera abbiamo cercato di dare, che quello che voglio fare io, quanto più informazione possibile, in modo chiaro, certo, che le persone che ci ascoltano, ci vedono, ma comunque che ci ascoltano, che riescano ad assimilare quello che sta accadendo, che cosa si può fare, che cosa si sta tentando di fare col vostro movimento. Posso rubarti, con la gente posso rubarti per un secondo la parola? Io lo sapevo già Andrea. Sì, hai già capito quello che ti voglio dire. Dai, se tu mi autorizzi e mi dai il numero della tua, del tuo studio, e noi lo facciamo girare ai vari ragazzi che domani saranno nelle varie piazze, e magari troviamo anche, che ne so, quelli di Palermo che ti danno un colpo di telefono e guarda che qui a Palermo siamo 4.000 persone e stiamo facendo questo, a Udine siamo 2 persone e stiamo facendo quest'altro, un po' quello che facevamo il 12 aprile, se ti ricordi bene, Rosario. Sì. Se tu ci autorizzi, noi il tuo numero di telefono lo spandiamo a destra e a manca, insomma, ecco, e magari adesso domani i tuoi ascoltatori potranno avere una visione più reale, più diretta della faccenda, per far capire ai tuoi ascoltatori, a coloro che questa sera hanno avuto la pazienza ad ascoltarci, che insomma non stiamo raccontando baggianate. Noi domani saremo in piazza, in tutte piazze d'Italia. Questo è vero, anche l'altra volta la manifestazione. La cosa che volevo comunque ricordare ai nostri amici, che questa trasmissione non è che termina qui come orario per stasera, ma non termina qui, perché comunque Andrea Del Sozzo, Sara Donatelli oppure chi altro, e spero anche con l'amico Massimo Bonella, riprendere questo discorso non solo delle Agende Rosse, non solo delle scorte civiche, ma della nostra società che si è ammalata e non vogliamo che muoia di cancro. Bene, ringrazio di nuovo Andrea, di nuovo Sara, ringrazio voi che ci avete ascoltato, vi do appuntamento a una prossima trasmissione con due chiacchiere col vostro Saius e buon proseguimento con i nostri programmi. Ni toi ni les jolies choses que t'as. Mon petit, ma petite.